E bello a tutti ragazzi, ben arrivati in questo nuovo video. Io sono il vostro Mr. Bistecca ed oggi, signori miei, ci troviamo qua con la nostra video carriera allenatore con il Barcellona. Ragazzi, allora abbiamo il calciomercato, perciò infatti ho preferito portarvi prima il Barça che il Siviglia, tanto arriverà domani la nostra carrierona appunto con il Siviglia. E cosa faremo ragazzi oggi? Vabbè, come sempre arriveremo fino al 15, fino a metà del mese di gennaio. Abbiamo trovato anche tre partite contro il Villarreal. E siccome abbiamo due di Coppa, come avevo già detto ragazzi, l'andata la simuliamo. Nel caso in cui non dovesse essere andata bene, il ritorno lo andremo a giocare. Però vediamo, vediamo comunque. Intanto, anzi, stavo per dire andiamo avanti. No, sbagliato. Intanto ci dobbiamo controllare insieme la lista dei preferiti. Perché ragazzi è stata abbastanza rivoluzionata, tutto il reparto, cioè con tutti i difensori li ho tutti tolti, ho tolto anche un bordello di centrocampisti e tutto, e ho aggiunto praticamente solamente i giocatori che mi sono stati consigliati nell'ultimo periodo ragazzi, perché tanto più di quelli non mi servivano, nel senso non è che non abbiamo la squadra completa, ce l'abbiamo già completa così. Potremmo appunto in qualche settore migliorarla come in alto a destra, o qualcosa a centrocampo e anche volendo come un attaccante di riserva. Quindi appunto guardiamo subito chi abbiamo nella lista dei preferiti e sono esattamente loro. Allora, a destra abbiamo Ousmane Dembélé, Federico Bernardeschi, João Mario e Gerard Deulofeu. João Mario da utilizzare ragazzi volendo anche come centrocampista centrale, visto che fa tutti e due i ruoli benissimo. E allora Bernardeschi tra questi sarebbe quello un pochino più semplice da comprare ragazzi, primo perché costa poco, secondo perché comunque lo United è abbastanza flessibile con le cessioni. Il Borussia non so con le contropartite come sta messo, l'Inter ragazzi lo sappiamo benissimo, le contropartite quasi non le accetta e l'Everton non lo so, però forse si può trattare. Mentre a centrocampo abbiamo Benassi e Pjanic che potrebbero essere utilizzati tranquillamente come riserve e non sarebbero neanche male. E in attacco come riserva di Dybala e quindi al posto di André Silva e Munir abbiamo Harry Kane, Borja Mayoral, Andrea Il Gallo Belotti, Mauro Icardi e Romelu Lukaku. Ragazzi, sono tutti giocatori che parlano da soli, quindi andiamo avanti. No, scherzavo, bisogna prima chiedere le informazioni e poi magari si va avanti dopo, perché effettivamente bisogna chiedere subito informazioni e partiamo con gli esterni destri, perché Chernyi va sostituito al più presto, perché ragazzi non è un giocatore, è un troiaio e quindi bisogna subito eliminarlo. Per chi non lo sapesse, troiaio in fiorentino significa che è uno schifo, ma schifo ragazzi, ma proprio schifo. Berna 60, João Mario, ti pareva, ma sempre alternativi sono all'Inter, se non fanno gli alternativi non sono contenti ragazzi. Madonna, mi fanno incazzare quando fanno così. Va bene. Sì, Pjanic non è in vendita. Ora tu vedi quando gli arriva un'offerta da 50 milioni che non abbiamo neanche. Vedrai come accetta. Sì, di corsa. Bene. Continuiamo ad andare avanti, ragazzi. Abbiamo finalmente. Insomma, speriamo di arrivare il più presto possibile al 1° di gennaio. Allora, abbiamo un po' di cosette. Secondo scuola primavera, Janko. No, aspetta, aspetta, zio. Infortunio di chi? No, non ci credo, Donnarumma, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Proprio nel momento più sbagliato, nel momento più sbagliato. Strano, ragazzi, strano, mi è proprio da dire strano. Fanculo merda. Va bene, pazienza. Ci sta, ragazzi, ci sta. Però, insomma, avrei preferito di no. Mettiamola così. Gli osservatori ci consigliano. Voglia, raga, questo è forte. Questo ragazzo è forte. Boia totale 53-71. Vuol dire che c'ha 570 60, 60 62 ragazzi, 62 con un potenziale altissimo. Ma questo proprio lo prendo subito. Ma subito, subito, subito. Boia che fenomeno ci hanno trovato in Croazia. Mentre Kun dalla Spagna chi ci trova? Chi ci trova? Chi ci trova? Lui com'è? No, era lui. Oh Madonna, no, no. Lascia perdere subito, lascialo stare. Ok. Mentre Scalichi ci porta. Mancini che non è. Non mi serve.
Giuseppe Rossi dai poveri, nemmeno Greco era già andato via. Niente, a posto, vai. Reso conto che adesso ne abbiamo due. Abbiamo anche Pavlovic che ha un 61. Ci era andato vicino, ragazzi. 62-61 siamo lì. È buono. È effettivamente buono. Peccato per il fatto faccia l'ala sinistra, ragazzi. Mi avesse fatto l'ala destra di buono, l'avrei portato subito in prima squadra e fatto giocare al posto di Cerny come se non ci fosse un domani, però. Accontentiamoci così intanto. Abbiamo anche da allenare i giocatori della primavera, sì, insomma della primavera, abbiamo da allenare i giocatori, mettiamo subito André Silva, che ancora sta con noi, quindi ancora lo alleniamo, Mbappé, che va sempre allenato, ovviamente, poi abbiamo Brankovic, ragazzi, di norma farei allenare Cristo Gonzalez, ma considerando gli obiettivi del Barça, facciamo allenare Brankovic, e poi Donnarumma sa importante, quindi Vucic, subito da far allenare. Eh beh, a sto punto possiamo far davvero allenare Cristo Gonzalez, tanto non ci interessa farlo allenare. Nessun altro, benissimo. Simuliamo tutto e vediamo un pochino come ci siamo comportati. Via di. Ok, Mbappé, fenomeno come sempre, insieme ad André Silva, benissimo. Gli altri se la sono cavata, dai. Ragazzi, mentre andiamo avanti, volevo dirvi anche di andarvi a recuperare gli episodi che sto facendo di Call of Duty sulle mappe zombie di Black Ops 3, ragazzi, perché secondo me, non dico che siano spettacolari, però può valere la pena di fare un salto nel passato con le vecchie mappe di COD, cioè insomma, le vecchie mappe, cioè l'anno scorso, insomma, con le mappe di Black Ops 3, perché poi, ragazzi, tra 10 giorni uscirà il DLC 5 con la remasterizzazione di 8 vecchie mappe di World at War, Black Ops 1 e Black Ops 2. Ma intanto pensiamo a Gerard, ciò che è lo Sporting Icon. Subito 3 milioni e 750 mila euro per il nostro centrocampista che non ha mai fatto una presenza, o forse una, e ha giocato sicuramente di merda. Sì, quella tipo con il Borussia mi sembra, ragazzi, che si è fatto schifo. Abbiamo fatto una roba pazzesca, quindi no, no, vendiamo tutti. Offerta subito accettata dal Gicon, benissimo, perfetto, così almeno gli mandiamo un troiaio e abbiamo un grosso problema in meno, non un problema, un grosso problema in meno. Barcellona, motiviamo tutto. Offerta per il Denis Suarez, dall'Inter. Hai capito, l'Inter c'ha qualche soldino, vuole investire sui nostri talenti, su Denis Suarez. E sta giocando bene, ragazzi, sta giocando bene con noi per il momento, è in grande forma, quindi non possiamo certo venderlo per 50 milioni e basta, sarebbero troppo pochi. E facciamo spendere anche qualche soldo alla nostra vecchia Inter, proviamoci con 70 milioni, sicuramente tanto ci rifaranno una controfferta un po' più bassa, però ci potrebbe stare effettivamente, ragazzi, come prezzo, non è neanche troppo alto. Hai capito? Te ho offerto anche per Andre Gomes. Che cora. Ah, lo United. Hai capito? Hai capito, signori? Il Manchester United ci chiede Andre Gomes. Va bene. 95 milioni? Ce l'avete? Se ce l'hanno, ragazzi, siamo a posto. Se no, Andre, e me lo tengo io perché, francamente, sta facendo abbastanza il fenomeno. E mi dispiacerebbe abbastanza venderlo. Comunque, subito a partita contro il Villarreal in Coppa, siamo in trasferta. Quindi vediamo di stare tranquilli e di fare la nostra partita. Anche un pareggio sarebbe comunque molto buono. Non schippiamola e guardiamocela. Gustiamocela tutto fino in fondo. Ventesimo, sempre 0-0. Per il momento, nei primi 30 minuti non cambia niente. 35, 40, sempre 0-0. Partita abbastanza ferma, inizio dei cambi. Insigne per Messi. Ammonito Paul Pogba, 60esimo sempre 0-0, 70esimo, 75esimo, 80, 85, finisce. Ok, ragazzi, vabbè, 0-0 va bene, 0-0 va bene perché comunque giochiamo in trasferta, quindi dopo il ritorno, essendo anche più favoriti, giocando in casa, non ci dovrebbero essere particolari problemi. Alegna, il mio impiego, infatti se sei in vendita, non so se lo sai, ma sei in vendita, quindi vediamo. Gerard venduto per 2 milioni e 9, benissimo. Conferenza stampa per il campionato stavolta, però contro il Villarreal. E poi dopo ci rigiocheremo di nuovo in Coppa. Senti qua che casino! Senti che casino, raga, tutto Villarreal oggi. Immersione
Nel giallo. Andre Gomez sono arrivati a 73, ok. Abbiamo chiesto 95, 73. Un po' possiamo trattare. Proviamo ad arrivare intanto a 90. Sono sempre moltissimi soldi, ragazzi. Venderlo per 90 sarebbe veramente un colpo della vita, però vediamo. L'Inter infatti è calata a 60. Abbiamo chiesto 70. Tentiamo 66 e 600, come dicono loro. Come ci dice il nostro agente, diciamo, il nostro direttore generale. Proviamo, ragazzi, proviamo. Non sarebbe male, ha fatto 66 e 600, minchia. Sarebbe ma un grandissimo prezzo per Denis Suarez, altro che storie. Considerando poi il fatto che comunque era già qui quando siamo arrivati, sarebbe veramente fantastico. Allora, match contro il Villarreal. Vediamo un pochino di fare le cose fatte a modo, di non subire i nostri avversari in campionato. Sarebbe importante portarci a casa la vittoria e subito gol di Paulo Dybala e infortunato Musacchio. Ok, siamo al 30esimo, sempre 1-0, non cambia per il momento il risultato e invece c'è il clamoroso pareggio tipato, ma nuovamente Dybala, stavolta dal dischetto, ci riporta in vantaggio 2-1, 60esimo, sempre così, iniziano i primi cambi, entrano Insigne e Chan, 80esimo, sempre 2-1 e poi la chiude proprio lui, André Silva. All'84esimo ed è 3-1 per il nostro Villarreal. Sì, per il nostro Villarreal, certo, come no, per il nostro Barcellona sul Villarreal. Benissimo. Il che, ragazzi, fa anche ben sperare per l'incontro di Coppa. Naby Keita e Denis Suarez vorrebbero giocare un po' di più. Non si possono lamentare, ragazzi, però, perché comunque li faccio giocare tantissimo quando non simuliamo. Quando simuliamo giocano meglio che sono in campo, insomma, ma quando non simuliamo, ragazzi, le fanno le presenze. Ora non so di preciso quante ne hanno fatte, ma non si possono assolutamente lamentare perché in campo sono scesi almeno 10 presenze a testa, dovrebbero averle fatte tutte e due. Ne ha fatte 10 Dybala, che è stato fuori per 30 anni, Dio buono, se non hanno fatte loro. Infatti 13 Denis Suarez e Naby, quante ne ha fatte? Dove stai? No, 9. Ok, Naby Keita, volendo si potrebbe anche lamentare. Non si può assolutamente lamentare però invece Denis Suarez, che comunque ha fatto la metà delle presenze di un titolare, quindi non mi sembra proprio pochissimo, però insomma, quello vedrà lui quanto lamentarsi. Eccoci, a posto, ragazzi, si può lamentare quanto vuole, tanto va via, andrà via molto probabilmente. L'Inter accetta la nostra controfferta di 66 milioni e 600 mila euro proprio per Denis Suarez e quindi iniziano ad arrivare i primi soldini. Bene, bene, molto bene. Oh cazzo, merda. Questa non me l'aspettavo. Boia. 90 milioni, ragazzi, per André Gomes. Minchia. E sono un po' di soldi e via. Diciamo, ragazzi, che con 150 milioni ci rifacciamo un pochino la squadra. Che non è da rifare, però. Insomma, hai detto niente, 150 milioni incassati in un giorno, sì così, dai buono. Allora subito skipiamo contro il Villarreal, altra vittoria per 3-1, André Gomes, Pogba e Insigne ci portano ai quarti di finale della Coppa di Spagna. Buono ragazzi, molto bene, risultato molto importante questo per noi, nonostante appunto come si è già detto in passato, la Coppa di Spagna non sia una delle nostre maggiori priorità. Subito conferenza stampa, a sto punto ragazzi aspettiamo l'email di conferma della cessione di entrambi i giocatori, magari facciamo le prime offerte e poi chiudiamo il video. Abbiamo subito tre email, ok, vedo che sia André Gomes che Denis Suarez e offerta anche per Captum dal Deportivo. Captum lo possiamo vendere tranquillamente, credo, a 4 milioni e 2 non ci dovrebbero essere nessun problema con il Deportivo e facciamo così. Ok, allora vediamo immediatamente come va la situazione. Abbiamo 150 milioni e un po' troppi di budget, quindi possiamo anche un po' stanziarli forse, 500, cioè 154 milioni. Ragazzi, sono un bordello di soldi e noi adesso dobbiamo sistemare la situazione a centrocampo perché ci manca anche qualche riserva. Assolutamente sì, perché eh sì, qui ci mettiamo momentaneamente Iniesta, ma è proprio momentaneamente, ragazzi, perché non
Non va bene così. Ok, ci mancano due centrocampisti. Assolutamente. Almeno uno, no, due no. Uno, ragazzi, ce ne manca volendo. Un buon centrocampista al posto di Emre Can. E poi saremo anche a posto perché appunto abbiamo come riserve Can, Keita, Iniesta e Cristo Gonzalez. E per il momento anche Alegna. E anche Captum, che non si sa se il Deportivo dovesse accettare la nostra contropartita. E poi potremo pensare all'attacco con la sostituzione di uno tra André Silva e Munir e la sostituzione di Vaclav Černý come esterno destro. Ragazzi, il bello è che abbiamo anche i soldi per farle tutte queste cose. Per prima cosa, io devo vedere un secondo se c'è bisogno di richiedere le informazioni. Per sicurezza, ragazzi, le informazioni noi le andiamo a richiedere nuovamente. Poi sarà tutto da vedere. De Olofeu, Benassi, Pjanic, eccolo qua, Enrico Cane, che non si può chiedere informazioni, Borja Mayoral, sì, Belotti, sì, Icardi, sì, e Romelu Lukaku, no. Perché andrà al Real Madrid, ragazzi, a parametro zero. Guarda te che culo di merda che c'ha il Real. Si becca un grandissimo Romelu Lukaku a parametro zero. Complimenti per loro, perché effettivamente, ragazzi, bella, ma proprio bella per loro, perché effettivamente, lo ridico, è un gran giocatore. Però subito facciamo un'offerta per Kane, che non sarebbe, ragazzi, affatto male, anzi, è allo stesso livello per me, quindi ci siamo, ci siamo. E io gli darei come contropartita Munir, appena lo trovo. Eccolo qua, ragazzi. Non mi sta impressionando affatto Munir per il momento, quindi io lo darei come contropartita per Harry Kane. Vale 16 milioni, Kane va in scadenza anche lui, quindi il prezzo sarà molto più basso. Secondo me già 50 più Kane fa smuovere di molto le acque. Ora a questo punto direi che possiamo aspettare tranquillamente le email con i prezzi per gli altri giocatori. Facciamoci anche il Valencia e poi, ragazzi, facciamo le offerte e chiudiamo il video come avevo già detto prima. 2-0, benissimo, gol di Neymar e Varane. Neymar, ragazzi, mamma mia, ha scatenato, ma veramente, cioè, non lo sarei mai aspettato che potesse segnare tutti questi gol. E invece sta segnando veramente un sacco. Bene, molto bene Neymar. Veramente un grandissimo giocatore. Allora, abbiamo un pochino tutti i prezzi, eccoli qua. Vabbè, quelli vecchi possiamo anche tutti cancellarli. Qui Lukaku, Dembélé, De Olofeu, Benassi, Pjanic, Bernardeschi, Gianmari. Ok, intanto abbiamo tutti quelli nuovi. Allora, per Icardi nessuna cifra, ora vediamo. Ora ci pensiamo noi a nessuna cifra, sì sì. Munir più 50. Come per Kane, ragazzi. Partiamo con queste offerte per tutti. E poi vediamo un pochino come differenziarle a seconda del caso. Benassi. Allora, per Benassi totale 84. Come contropartita chiediamo Alegna. Sì. Proprio giusto per liberarsene, vai, mettiamocelo dentro, 2002, ma non serve tantissimo. Chiedono 46 milioni, che non sono neanche troppi, quindi secondo me forse con 25 ce la possiamo anche cavare. E sarebbe un buon acquisto, ragazzi, Benassi, sì sì. Che, cioè, con l'acquisto di Benassi vorrebbe dire far giocare come titolare Can, che mi andrebbe, ragazzi, benissimo, perché per come sta giocando Can ora sarebbe proprio fantastico. De Olofeu al posto di Černý. Ci chiedono quasi 80 milioni. Černý ne vale 14. Proviamo un'offerta da 40. Arriveremmo a 55 con Černý, e che potrebbe anche starci. Sì sì, proviamo così intanto. Joao Mario all'Inter. No, contro partite, ragazzi, non vorrei darmene tanto. Come sempre non gli interessano, lo sappiamo già per le esperienze passate. Chiedono tra 62 e 71, sono tantissimi soldi, però io a 60 ci proverei ad arrivare, ragazzi, perché João Mario 88 da poter usare sia a destra come esterno, sia a centrocampo come centrocampista centrale o come trequartista non sarebbe affatto male. Mentre per Ousmane Dembélé diamo sempre Černý, e considerando che il prezzo, ragazzi, non è neanche troppo alto, perché 59 mi sarei aspettato molto di più per Dembélé, però
Meglio, ragazzi, meglio, nel senso. Possiamo provare con un buon 30 milioni, che con Cerny arriverebbero circa a 45, quindi ci può stare. Tre quarti di ciò che chiedono in genere è sempre una buonissima somma. Abbiamo altre 4 email che sono per, cioè sono le informazioni, cioè i prezzi di Belotti che arriva a 48 e mezzo, e possiamo provare a dare sempre Munir. Belotti, ragazzi, però farebbe un po' il terzo, quindi non lo so. Non lo so, è vero che Munir comunque qualche presenza l'ha fatta, però avrei preferito qualcuno. Vabbè, proviamoci lo stesso. Tanto Munir, ragazzi, come ho già detto, non mi piace per niente, non mi sta impressionando, quindi sì, anche Belotti comunque come terzo attaccante andrebbe bene lo stesso. E possiamo provare con un'offerta di 18 milioni. Partiamo bassissimi, visto che Munir comunque ha un prezzo abbastanza alto, circa 16 milioni se non mi ricordo male, quindi ci potrebbe stare. Mentre per Majoral, non lo so, ragazzi, Majoral mi sa che salta, perché comunque tanto gioca nel Real, ci farebbero pagare troppi soldi per prenderlo. Munir non credo gli possa andare bene, quindi no. Majoral mi dispiace, ragazzi, però mi tocca farlo saltare come trattativa, perché non abbiamo le possibilità in questo momento. Meglio, non sarebbe il giocatore corretto per noi al momento. Pjanic anche lui sarebbe molto buono, effettivamente sì. Possiamo provare a dare Alegna alla Juve, ma non credo gli interessi. Comunque vediamo, ne vale 41, però il prezzo era sicuramente molto alto. Intanto facciamo 45 più Alegna, ma sicuramente ci richiederanno qualche soldo in più. E infine per il grande Berna, che abbiamo già avuto allo United, diamo sempre Vaclav Černý più, partiamo bassi, 25 milioni di euro. A sto punto, ragazzi, però proprio prima di chiudere, io me la tenterei anche per un altro giocatore a centrocampo, ovvero, ragazzi, il suo nome è Kevin. E il suo cognome non lo vedo, quindi lo vado a scrivere, è De Bruyne. Ragazzi, sarebbe fantastico prenderlo a centrocampo. Sicuramente costerà tantissimi soldi, però è un fenomeno, ragazzi. Cioè, 91 è veramente, veramente forte. E non sarebbe affatto male prenderlo, sì. Proviamo sempre a dare Alegna come contropartita e offriamo subito 80 milioni al Manchester City. Sono tantissimi soldi, gran parte del budget se ne andrebbe, però ragazzi, sarebbe veramente un acquisto di grandissima qualità. Sì, ci vorrebbe per rinforzare definitivamente il centrocampo. Ma dunque, ragazzi, direi che per oggi il video può finire qua. Spero di non avervi annoiato più di tanto con tutte le mie chiacchiere sul calciomercato. Spero chiaramente che il video vi sia piaciuto. Guardiamoci i tabelloni che dovrebbero essere in campionato molto positivi. Infatti abbiamo vinto un'altra vittoria, siamo a più 8 sul Real Madrid e a più 9 sul Siviglia. Benissimo, ragazzi, stiamo veramente prendendo un ottimo margine di vantaggio sulle nostre inseguitrici, il che ci fa ampiamente piacere. Bene, mentre in coppa guardiamo chi sono le squadre che sono arrivate ai quarti di finale. Sono Real, Bilbao, Valencia, Espanyol, Atletico Siviglia, clamoroso, Malaga, Real Sociedad e Barcellona, chiaramente la nostra squadra che appunto andrà ad affrontare proprio il Real Sociedad. Bene, ragazzi, molto bene. Chiaramente c'è il Real, il Bilbao e anche. Non c'è il Siviglia? Contro chi ha perso, ragazzi, il Siviglia? Clamoroso, veramente. Meglio, comunque è una rivale di spessore in meno, però ha del clamoroso questa cosa. Bene, bene. E a sto punto guardiamoci anche il calendario come sempre, che vede la doppia sfida contro la Real Sociedad e l'incontro contro il Siviglia. Ragazzi, questa contro il Siviglia ce la giochiamo per forza, perché è molto importante per il campionato, perché in caso di sconfitta si avviciniderebbero molto sia il Real che appunto il Siviglia. Quindi no, bisogna giocare assolutamente. Per la Coppa vale sempre lo stesso discorso di sempre.
E quindi ragazzi, appunto, il video può finire qua. Spero vi sia piaciuto, se vi è piaciuto in su, iscrivetevi al canale, condividete il video con tutti i ragazzi con un bel commento, consigliatemi altri giocatori se ne avete appunto da consigliarne. Fatemi sapere un pochino se quelli che stiamo trattando al momento potrebbero essere buoni, giusti per la nostra squadra. E dunque ragazzi, che ci possiamo vedere domani con un nuovo video. Banan!